Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi vi faccio vedere un'altra volta altri prodotti dell'azienda Nejoli. Questo è il sito, vi lascio nell'info box perché loro si occupano principalmente di nail art e beauty, quindi se siete appassionate di nail art, qui trovate veramente il mondo, veramente tante tante proposte. Quindi trovate gli stickers, ci sono diverse sezioni, poi insomma se cliccate la categoria, poi sotto ogni categoria, tipo questo appunto ad esempio state vedendo nail art, trovate poi tutte le sezioni, quindi appunto per decorare, gli stencil, gli stickers, insomma tutto quello che riguarda il mondo e poi c'è tutto anche il settore beauty e quindi principalmente insomma sul sito trovate questi oggetti qui. Come sapete sul mio canale non faccio make-up o cose del genere, però qui c'è tutto un settore di appunto cartoleria molto carina, questi piccoli oggettini che poi insomma possono rendere più colorata la nostra scrivania o perché no possono essere anche uno spunto o un'idea regalo. E quindi oggi vi mostro un po' quello che ho scelto per voi. Allora, la prima cosa che ho scelto è una cosa utile perché non ne ho mai abbastanza, io non so voi, ed è questo righellino molto carino in legno. E adesso lo apriamo insieme, arriva fino a 15 centimetri e ha la particolarità, appunto, avete visto, di avere anche queste ondine. E quindi, oltre ad averle per decoro, voi le potete anche sfruttare, perché no, per decorare, soprattutto se fate da voi le agende e quindi volete magari creare un piccolo decorino. Adesso io lo faccio vedere con la matita, ma ovviamente poi potete usare vari colori e questo è un po' l'effetto che viene. E quindi poi potete scrivere tutte le vostre cose. E questo, diciamo, è un accessorio molto molto utile e arriva, ripeto, a 15 centimetri. Poi ho scelto questi perché me ne sono innamorata, chi mi segue da tempo sa il mio amore per i gatti e questi sono dei piccoli post-it, tra l'altro molto sottili e sono comodi quando avete da, diciamo, segnare più di una pagina e quindi questo nel mio caso è una cosa che io uso spesso, infatti spesso taglio i post-it per questo motivo, perché mi serve di avere più segnalibri. E con questo avrò risolto perché appunto sono sottili e ne trovate 10 diversi nella confezione e sono veramente molto molto carini. Poi altra cosa utile che perdo sempre è sempre tema gatti, me ne sono innamorata e sono queste attache. Vedete, guardate che carine. E sono a forma di gatto naturalmente perché mi piace molto e nella confezione ne trovate 10 anche di queste. Sono tutte uguali all'interno e io ho scelto questo rosa fluo, molto carino. Immancabile sulla scrivania, ovviamente, è il temperino e anche questi io ne perdo tantissimi. Speriamo che, appunto, questi essendo oggettini anche carini, vengano meno persi. Comunque, questo ha il suo serbatoio a forma di gufo, ha due entrate e si apre in maniera molto semplice, così semplicemente. Quindi ecco qua. E anche questo, insomma, è un oggettino carino e soprattutto utile. Poi mi sono innamorata di questa matita, guardate che meraviglia, indovinate perché, sia per i colori che mi piacciono tantissimo, e poi soprattutto c'è una bella corona sopra, quindi mi è piaciuta tanto. Adesso l'apriamo insieme. È anche bella robusta, è di queste, insomma, fatta tutta di metallo e quindi è bella robusta. E ovviamente premendo sopra esce la mina, sono di quelle matite, vedete, a mina. Poi mi sono scelto una cosa che non ha per niente a che fare con la cartoleria, la trovate nel settore dei gioielli, diciamo così, ed è questo anellino con le orecchie da gatto. La cosa carina è che ovviamente si regola, non so se si vede, però sono due zampette, insomma, come se ti abbracciassero il dito, ed è veramente molto carino. Ecco, lo faccio vedere adesso così sul mignolo, però si può regolare. Quindi non potevo non comprarlo. Questi erano i prodotti che ho scelto per voi.
Però vi invito veramente a visitare il sito perché è completo di tante altre cose, appunto anche di altre categorie se siete interessati. Vi lascio comunque tutti i link nell'info box, vi lascio l'end card e vi aspetto al prossimo video. Ciao!